Voi due, il segreto della Buongiorno a notte. tutti ragazzi, lo rileggo perché purtroppo c'è stato Volevo vedere se un arriva piccolo subito. problema. Giuseppe, rispondo se c'è subito pronto. Sì che c'è subito pronto, chiedo perdono ragazzi, oggi è la giornata, non riuscirò mai a leggervi questo articolo del Gazzetta del Mezzogiorno. Vegetariano. Guarda, ci sono due possibilità, o è finito o non è arrivato, ma io mi ricordo che è Dove arrivato. ce l'ha? Di fronte ce l'ha. Dove sta là? Cucina moderna, là. Dove sta il dito? Dove sta il dito tuo? Sa, quello lì, pesce, che cos'è? Subito dopo. Ah, No, ciccati. ciccati. Chiedo perdono per l'interruzione, ragazzi, buongiorno. Quant'è Oggi vi leggo questo? Pure l'articolo, 22. sempre inerente a Adelphia, che parla dei pendolari della Sud-Est che lanciano un nuovo appello. Grazie. Pochi posti sul treno, in certi giorni viaggiamo come sardine. Questo è l'articolo della Gazzetta del Mezzogiorno di martedì 29 gennaio 2013. Sta la Sottotitolo: Pochi posti prima, sul treno, in certi va bene, giorni scusa viaggiamo allora. come sardine, e disagio alla Gazzetta stazione della dove gli uffici Repubblica, sono spesso buongiorno. chiusi, difficoltà anche per l'emissione di biglietti. Adelphia. Gli uffici della stazione delle Ferrovie Sud-Est ad Adelphia sono sempre chiusi, nessuno può fornire spiegazioni. Anzi, un addetto a cui il cronista avrebbe voluto Madonna, chiedere cioè, scusami, 2 e 5. delucidazioni, invita in modo non certo garbato a Ciao. lasciare il piazzale. Aprire una delle porte d'ingresso degli uffici è impossibile, chiusi a chiave, difficile anche fare il biglietto. Infatti, la normale biglietteria è chiusa. C'è un apparecchio automatico che dovrebbe emettere un ticket cartaceo, ma nessuno ha mai compreso come funziona. E quando qualcuno lo comprende, quello è il giorno in cui l'apparecchio si Gazzetta inceppa. dello Sport. E se, come spesso accade, non si riesce a pagare il biglietto, la soluzione è semplice: può anche non farlo e viaggiare gratis. Non c'è cattiva volontà, Perfetto, ma perfetto. c'è chi, come, ma c'è chi non sa come funziona l'apparecchio e non c'è nessuno a spiegarlo, dice Anna Maria Chiera, in attesa di un treno. All'esterno della stazione, Angela, una studentessa che ogni giorno va a scuola a Carbonara, ribatte: l'apparecchio non accetta le banconote, ma solo le monete. Come si fa a fare il biglietto se l'addetto della biglietteria il turno di pomeriggio e al mattino non c'è nessuno? Viaggiamo con il rischio di una multa. Non basta, in stazione c'è sporcizia. Noi prendiamo sempre il treno alle 7:20 ogni mattina e su quel treno non possiamo salirci perché non ci sono posti a sufficienza, dice la sua amica Elena. Angela ed Elena sono costrette a viaggiare da Adelphi a Bari in piedi e ancora. Hanno installato le videocamere di sorveglianza, ma è possibile che non riprendano la sporcizia che c'è in stazione? Anna Mastronardi, io prendo questo treno da 12 anni e i disagi non sono legati solo al treno. Non ci Che sono devo fare? sufficienti posti a sedere nei vagoni e in alcuni giorni siamo stretti come sardine. E poi, la stazione è sempre chiusa, non c'è pulizia, molti ritardi. Sul piano dell'igiene, dice Anna, i treni nuovi sono Grazie. puliti, il problema sono quelli precedenti che lasciano a desiderare. Quanto al problema dell'apparecchio per i biglietti, lo riscontro anche nelle stazioni di altri paesi. Ricordiamo che la stazione di Adelphi è una stazione d'oro. L'opera è costata oltre 13 milioni di euro come preventivo iniziale, che poi è lievitato in corso d'opera. Vi leggo il trafiletto. Una stazione ferroviaria, quella delle Ferrovie Sud-Est di Adelphia, la cui realizzazione è venuta a costare 13 milioni e 300 mila euro. Questo almeno l'importo iniziale relativo al primo appalto per la sua realizzazione. Ma l'importo è limitato nel corso del tempo. Il progetto è stato adeguato a seguito di alcuni vincoli di natura idrogeologica sopraggiunti. Tra l'altro, molto tempo ed ulteriori finanziamenti sono serviti per realizzare un sovrappasso, un'infrastruttura importante che chiude ad anello la circonvallazione esistente e collega Canneto e Montrone. I due rioni di Adelphia, un'opera che è stata inaugurata ufficialmente un anno fa dall'assessore regionale alle infrastrutture strategiche Guglielmo Minervini. Tengo a precisare che il sovrappasso con il ponte che lui dice che collega Canneto a Montrone non è stato ancora realizzato perché ci sono problemi vari ed eventuali, quindi si spenderanno ancora altri soldi. E dico io, la stazione la potevano fare anche più piccola e magari assumere un paio di persone che ci lavorassero dentro. Ma lascio a voi ogni conclusione, chiudo qua perché sennò inizio a bestemmiare in arabo e in turco.
Ci vediamo tra poco con l'inizio di nuovo delle trasmissioni in diretta e un po' di buona musica, chissà ci tira sul morale. Buona giornata, ragazzi.